tutta la lezione abbiamo visto che cosa significa acido, cosa significa base. Abbiamo visto il concetto di acido e di base secondo le tre principali definizioni che mi hanno dato i vari studiosi che si sono susseguiti nel corso della chimica. Arrhenius ha detto un acido è un composto HX, una base è un composto MOH, e diciamo che con una breve, con una piccola, diciamo così, aggiunta si era potuto giustificare l'acidità o la basicità di composti tipo l'anidride carbonica o l'ammoniaca, che non rientrano in questa definizione, semplicemente andando in considerazione il processo di autodissociazione dell'acqua, quindi dicendo che praticamente un acido è una specie che aumenta la concentrazione degli ioni H3O più in acqua, una base è una specie che aumenta la concentrazione degli ioni OH- in acqua. Poi abbiamo visto la definizione data da Leroy Bronsted, che recita come segue: che un acido è un donatore di protoni in soluzione, è una base, un accettore di donatori, è un accettore di protoni in soluzione. E quindi in questa definizione c'era la novità del concetto di base, che non era ancora presente nella definizione data da Reynolds. E poi abbiamo visto la definizione data da Lewis, che allarga grandemente, diciamo, i confini della definizione di acido e di base a delle reazioni che in effetti, tipo reazioni in soluzione, non hanno niente a che vedere, tipo le reazioni che si verificano in chimica organica, in cui praticamente la base è un nucleofilo e l'acido è un elettrofilo, quindi il concetto diventa molto molto più vasto. A completare il capitolo degli acidi e delle basi, resta ancora un solo paragrafo, comunque molto molto importante. In effetti ci sono alcune soluzioni di alcuni sali che nonostante non abbiano una, ovviamente essendo dei sali non hanno formula tipo HX o MOH, quando vengono messe in soluzione impartiscono delle reazioni acide o basiche all'acqua, alla soluzione della quale finiscono per fare parte. Vediamo un pochettino che cosa succede in queste situazioni. Se per esempio prendiamo un sale tipo il cloruro di sodio, quando passa in soluzione si dissocia negli ioni che lo compongono, cioè NaCl solido passa in soluzione sotto forma di ioni Na+, acquosi, sotto forma di ioni Cl. Diciamo che avviene il processo di solvatazione che abbiamo già descritto, secondo il quale praticamente le molecole d'acqua, che sono dei veri e propri dipoli, aggrediscono l'edificio cristallino del cloruro di sodio. Questa aggressione viene esemplificata circondando gli ioni positivi sodio da parte dei dipoli molecole d'acqua, esponendo la coda negativa del dipolo verso lo ione positivo e circondando lo ione negativo cloruro da parte dei dipoli dell'acqua, esponendo la coda positiva del dipolo, e quindi si verifica questo processo di solvatazione. Oltre a questo non succede assolutamente più. Pertanto il cloruro di sodio è uno di quei sali che quando viene posto in soluzione non impartisce alcun tipo di proprietà acido base all'acqua stessa. Diciamo che se l'acqua è perfettamente neutra, quindi se il pH è 7, ciò che si verifica però soltanto alla temperatura di 25 gradi centigradi, e se nell'acqua non c'è disciolto null'altro, diciamo che una dissoluzione di una certa aliquota di cloruro di sodio in acqua non cambia il pH dell'acqua, che resta comunque 7. Tenete presente che comunque un'acqua che è esposta all'atmosfera scioglie l'anidride carbonica dell'atmosfera, per cui qualunque acqua, se si va a misurare il pH e non c'è disciolto null'altro, ha una reazione di tipo acido sempre. Chiaro? Seppure noi andiamo a distillare l'acqua, cioè ci togliamo tutta l'anidride carbonica per effetto del processo di evaporazione e condensazione,
dobbiamo immediatamente misurare il pH per rilevare un pH 10 e un pH 7, perché come è esposta all'atmosfera scioglie subito una certa quantità di anidride carbonica che gli impartisce una reazione acida. Se invece andiamo a prendere un sale diverso, ad esempio il fluoruro di sodio, che diciamo come formula è abbastanza simile al cloruro di sodio, semplicemente cambia l'alogeno, fluoro invece del cloro. Abbiamo che il processo di solvatazione è lo stesso, per cui il sale passa in soluzione sotto forma di ioni Na più acquoso e ioni F meno acquoso. Stavamo dicendo, abbiamo scritto la reazione di autodissociazione dell'acqua, è l'opposto della reazione di dissociazione dell'acido. Poi le abbiamo sommate membro a membro e dopo aver eliminato i termini che compaiono inalterati, uguali a sinistra e a destra della doppia freccia di equilibrio, notiamo che la reazione somma di queste due reazioni, autodissociazione dell'acqua e opposto della reazione di dissociazione dell'acido, è proprio la reazione di idrolisi. Adesso facciamo un altro passo in avanti successivamente, scriviamo le leggi dell'azione di massa per queste due reazioni. Per la reazione di autodissociazione dell'acqua lo abbiamo già fatto, K con V uguale concentrazione di H più per concentrazione di H meno, e lo facciamo anche per la reazione di, per l'opposto della reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico. Ovviamente, se la reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico ha come costante di equilibrio K con A l'opposto della reazione di dissociazione dell'acido fluoridrico, avrà come costante di equilibrio 1 fratto K con A. Lo vediamo subito, guardate un pochettino. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo concentrazione di HF. Qui fra i prodotti, concentrazione dei reagenti è concentrazione di H più fratto concentrazione di F meno. Se noi scriviamo la reazione di dissociazione dell'acido, la dobbiamo scrivere esattamente all'opposto. In questo caso i prodotti di reazione sono questi due e il reagente è questo. E questi due andrebbero al numeratore e questo andrebbe al denominatore. La costante di equilibrio sarebbe 1 K con A. Adesso io, dato che ho fatto l'inverso di questa frazione, io devo fare l'inverso anche di quest'altra frazione. Quindi il valore della costante d'equilibrio sarà 1 fratto K con A. Adesso facciamo un'ultima operazione, operazioncina, proprio stupida stupida. Moltiplichiamo membro a membro la espressione 1 con l'espressione 2. Dunque, il primo membro viene uguale a K con V fratto K con A. Il secondo membro a cosa viene uguale? Viene uguale ad H concentrazione di H più per concentrazione di H meno per concentrazione di HF indissociato fratto concentrazione di H più per concentrazione di F meno. Concentrazione di H più e concentrazione di H più se ne vanno. Va bene? Adesso guardate un pochettino il secondo membro di questa espressione. Non tiene una faccia conosciuta? È uguale a questo. Quindi, poiché praticamente i secondi membri di queste due equazioni sono uguali, saranno uguali anche i primi membri. Quindi questo che cosa significa? Significa che K con V fratto K con A è uguale alla costante di idrolisi. Per cui, quando voi dovrete risolvere un problema di idrolisi, chiaramente non avrete bisogno di fare tutto questo passaggio qui. Sapete direttamente che il valore della costante di idrolisi sarà semplicemente uguale a K con V fratto K con A. Questa è una tipica idrolisi alcalina. Va bene? Cioè, in poche parole, andando a sciogliere questo sale, che è costituito da un catione che è l'acido coniugato di una base forte, quindi un acido coniugato debole, che quindi non interagisce con l'acqua, e un anione
che è la base coniugata di un acido debole, quindi una base coniugata forte, cosa si verifica nella soluzione? Che l'anione reagisce chimicamente con l'acqua strappandogli un protone e impartendo all'acqua una reazione basica. Quindi questa sarà un'idrolisi alcalina. Va bene? Diciamo che vi ho fatto un esempio di idrolisi alcalina. Vi faccio rapidamente un esempio di idrolisi acida, anche se vi risparmio la dimostrazione che è perfettamente analoga a questa, perdiamo solamente tempo. Possiamo andare a prendere praticamente come esempio praticamente di idrolisi acida l'idrolisi ad esempio quindi questa è un'idrolisi alcalina oppure basica che è la stessa cosa qui vi mostro un'idrolisi acida Per esempio, un esempio di idrolisi acida è quella là che vi dà il cloruro d'ammonio. Il cloruro di ammonio che formula NH4Cl. NH4Cl è un sale, si dissocia completamente in soluzione dando origine allo ione ammonio NH4 più acquoso più lo ione cloruro Cl meno acquoso. Abbiamo già detto che lo ione cloruro è la base coniugata di un acido forte, quindi una base coniugata debole che non interagisce con l'acqua. Ma lo ione ammonio è l'acido coniugato di una base debole. Pertanto l'NH4+ avrà la possibilità di andare a reagire con l'acqua. NH4+ più H2O si mette in equilibrio con NH3 acquoso più H3O più acquoso anch'esso. In poche parole che cosa succede? Succede praticamente che l'H2O in questo caso si comporta da base. Poiché l'NH3 è una base debole, non riesce a trattenere fortemente questo ione H+, che è legato allo ione ammonio. Quindi l'acqua, almeno in parte, glielo riesce a strappare e a trasformarsi in H3O+. Il risultato quale viene a essere? Il risultato viene a essere che la soluzione risultante avrà un pH acido. Va bene? Adesso io posso andare a scrivere la reazione di la legge dell'azione di massa per questo equilibrio qui e scrivo che la costante di idrolisi sarà uguale a la concentrazione dell'ammoniaca indissociata moltiplicato per la concentrazione di H3O+ fratto la concentrazione di NH4+. Con una dimostrazione assolutamente analoga a quella che abbiamo fatto qua. Se, diciamo così, volete un poco divertirvi a fare i passaggi matematici, ve la potete fare, tanto ripeto, è questione proprio di due minuti. Potete dimostrare che praticamente la costante di idrolisi è uguale a K con V fratto K con B, dove K con B è la costante di dissociazione basica dell'ammoniaca. Vi ripeto, non dovete fare altro che scrivere la reazione di autodissociazione dell'acqua, poi scrivere l'opposto della reazione di dissociazione dell'ammoniaca, sommarle membro a membro e ottenete proprio la reazione di idrolisi, e poi moltiplicare membro a membro le due leggi dell'azione di massa, quella della reazione di autodissociazione dell'acqua e quella della opposta della reazione di dissociazione dell'ammoniaca, e avrete assolutamente lo stesso risultato. Va bene? A completare il panorama, che cosa ci sarebbe ancora? Cosa succede se sia il catione che l'anione danno idrolisi? Bene. Questo, diciamo così, è un caso un pochino più complicato che non si studia in questo corso per vostra fortuna. Diciamo così che dovete andare a vedere le costanti di idrolisi del catione e dell'anione. Generalmente prevale
il processo che ha una costante di idrolisi più alta. Quello che ha la costante di idrolisi più alta accoppa quello che ha la costante di idrolisi più bassa. Diciamo che l'accoppamento del processo che ha la costante di idrolisi più basso si verifica soltanto quando, che vi posso dire, ci stanno almeno un paio di ordini di grandezza di differenza fra le due costanti. Se invece sono dello stesso ordine di grandezza, è allora che si deve fare? Bisogna fare la trattazione completa degli equilibri di soluzione. E non è che è una cosa molto complicata, è una cosa un pochino più macchinosa, cosa che, ripeto, per vostra fortuna non si fa in questo corso. In questa trattazione completa degli equilibri in soluzione, cosa si deve fare? Si devono scrivere tutti i possibili equilibri che si verificano in soluzione. Si devono scrivere tutte le leggi dell'azione di massa derivanti dagli equilibri, si devono scrivere le equazioni di conservazione della carica e di conservazione della massa, ed esce un sistema di equazioni in un certo numero di incognite, ahimè, sempre di grado superiore al secondo alla fine. Uno lo va a risolvere per tentativi e risolve questo problema. Vi ripeto, non è una cosa difficile, è una cosa solo scocciante. Diciamo che ve l'ho detto e praticamente lo cancello dopo che ve l'ho detto, perché non vi viene richiesto in sede d'esame. Questo è un corso di, diciamo così, di livello elementare di chimica, e queste cose qua, che non è che sono cose di altissimo livello, però sono cose più scucciate, più complicate, diciamo, si fanno in corsi di chimica di livello più complicato. Per chi avesse, diciamo così, la curiosità, vi ho fatto un accenno su come si risolvono. Se c'è qualcuno che è talmente, diciamo, avido di sapere, che vuole vedere queste cose qua, su uno dei testi che gli ho consigliato, il MAN, questa roba qua sta fatta benissimo. Quindi se lo va a vedere là sopra, stanno praticamente tutti i casi complicati, gli acidi poliprotici, e si vede praticamente che cosa succede. Chiaro? Ripeto, io qui non vi faccio una dimostrazione semplicemente per risparmiare una decina di minuti di tempo. Ci sono problemi su tutto quanto riguarda l'idrolisi? Allora, per terminare il capitolo di acidi e di base, vorrei farvi giusto qualche altra considerazione. Queste considerazioni che faccio qui non le trovate su nessun libro. Non lo so perché i libri non le mettono nero su bianco, perché sono, diciamo così, delle cose abbastanza importanti che risultano evidenti solamente dopo una maturazione dei contenuti del capitolo acido e base, non sono immediatamente evidenti, diciamo così. E generalmente poi, ecco, sempre nell'ambito di quel discorso degli esami fatti praticamente per fottere gli studenti, e sono quelle cose che si chiedono in sede d'esame per dire: ah, sì, non hai approfondito, non hai capito, non hai fatto questo. Dunque, le considerazioni che volevo fare riguardavano praticamente le proprietà acido-base dei composti dell'ossigeno con i vari elementi della tavola periodica. Va bene? Se voi ricordate, diciamo, quando io vi ho parlato della tavola periodica, vi ho fatto vedere praticamente i vari composti con l'ossigeno, i vari composti con l'idrogeno, penso che dovetti anche accennare un pochettino al fatto che questi ossidi avevano delle proprietà acido-base. In effetti, i composti dell'ossigeno con i vari elementi della tavola periodica possono avere proprietà acide, proprietà basiche e proprietà anfotere. Che cosa significa queste tre parole? Dunque, per quanto riguarda, diciamo, c'è una prima accezione immediatamente proprio semplicissima con cui possiamo dire: quest'ossido si comporta da acido, quest'ossido si comporta da base. E qual è? Se noi prendiamo degli ossidi tipo Na2O, K2O, CaO, qualcosa del genere, e li andiamo a sciogliere in acqua, quelli praticamente hanno un comportamento equivalente all'idrossido corrispondente, cioè si sciolgono bene in acqua, e quando si sciolgono in acqua si comportano come se fossero l'idrossido corrispondente. Perché? Ve lo mostro subito. Se io sciolgo il Na2O in acqua, solido, quello passa in soluzione sotto forma di due ioni Na più acquosi
e due io, è uno ione ossido O meno 2. Lo ione ossido O meno 2 è una base fortissima che ovviamente reagisce immediatamente con l'acqua, che reagendo con lo ione ossido, che è una base fortissima, si comporta da? Benissimo, da acido. Allora, praticamente, questa è una reazione con una sola freccia, quindi va a completamento, perché lo ione ossido è una base fortissima. Strappa un protone alla molecola d'acqua, quindi togliendo un protone alla molecola d'acqua, lo ione ossido si trasforma in OH-. La molecola d'acqua a cui togli un protone in cosa si trasforma? Sempre in OH-. Quindi far passare in soluzione uno ione ossido è come mettere in soluzione due ioni OH-. Ma se io praticamente, diciamo così, ha una mole di ioni Na2O, una mole, scusate, di ossido di sodio Na2O, quante moli di NaOH corrispondono? Corrispondono esattamente 2 moli di NaOH. Cioè, se io faccio reagire l'ossido con l'acqua, quello si trasforma in idrossido di sodio. Quindi, in poche parole, gli ossidi tipo Na2O, K2O, CaO sono esattamente equivalenti ai corrispondenti idrossidi. Va bene? Ragionamento perfettamente analogo si può fare per gli ossidi degli elementi che si trovano all'estrema destra della tavola periodica. Prendiamo ad esempio l'anidride solforica SO3 o triossido di zolfo. Il triossido di zolfo SO3 è praticamente un ossido che è fortemente acido, praticamente è esattamente equivalente all'acido solforico, perché se io lo sciolgo in acqua, che cosa succede? Succede che l'anidride solforica, che è una molecola praticamente, io la faccio reagire con l'acqua e si trasforma immediatamente in acido solforico H2SO4. L'H2SO4 poi ovviamente in acqua mi darà la reazione di dissociazione in H più HSO4-. Vi ho detto poi l'HSO4- si può andare ulteriormente a dissociarsi, però mentre la prima dissociazione è completa, la seconda dissociazione è soltanto parziale, cosa che avviene sempre per tutti quanti gli acidi poliprotici, cioè gli acidi che hanno più di una funzione acida. Quindi praticamente l'SO3 è perfettamente equivalente all'acido solforico, fa lo stesso, è proprio come se fosse acido solforico. Va bene? Quindi, diciamo così, questa è una prima accezione dell'andare, diciamo, a individuare le proprietà acido-base degli ossidi. Cioè, sciolti in acqua, impartiscono reazione acida o impartiscono reazione basica. Se però, diciamo così, andiamo a pigliare degli altri ossidi, tipo per esempio FeO o tipo SiO2, FeO e SiO2 non si sciolgono in acqua. Quindi direte voi, non si sciolgono in acqua, allora non hanno proprietà acido-base. No, l'FeO sarà sempre un ossido basico, l'SiO2 sarà sempre un ossido acido. Perché? Perché praticamente FeO e SiO2 non sono solubili in acqua, ma l'FeO, per esempio, è solubile in una soluzione acquosa acida. Perché? Perché praticamente se io lo sciolgo in una soluzione acquosa acida piena di ioni H+, che cosa ho? Ho che praticamente si forma, passa in soluzione lo ione Fe2 più acquoso più lo ione OH- acquoso. Quindi praticamente, più lo ione H- acquoso, perfetto, praticamente, benissimo. Quindi io che cosa praticamente sono riuscito a fare? Praticamente dissolvendo un ossido in una soluzione acquosa acida, ho neutralizzato una soluzione acquosa acida. Quindi praticamente che cos'è che neutralizza gli acidi? Gli acidi sono neutralizzati dalle basi. Quindi praticamente anche questa è un'accezione nella quale noi possiamo andare a dire che l'ossido di ferro è un ossido basico. Perché?
perché è vero che non si scioglie nell'acqua, però se io lo metto in una soluzione acida si scioglie, e si scioglie andando a neutralizzare le proprietà acide di quella soluzione. Quindi è un acido intanto che, è una base intanto che neutralizza gli acidi. Anche la silice è un tipico ossido covalente polare a carattere acido. Nell'acqua la silice, per esempio, la silice, parlando in termini di materia, sarebbe il quarzo. Se uno mette una pietra di quarzo in acqua, il quarzo non è che si scioglie nell'acqua. Diciamo che il vetro delle finestre è costituito per il 70% da silice. Se uno ci mette l'acqua dentro, non è che la bottiglia si scioglie dentro all'acqua e lo contiene. No. Però è noto che le soluzioni alcaline concentrate non vanno mai conservate nelle bottiglie di vetro, perché le soluzioni alcaline concentrate attaccano la silice del vetro e vanno conservate nella plastica. Perché? Perché praticamente la silice solida SiO2, scriviamoci lo stato di aggregazione che sembra bene, reagisce con gli ioni ossidrili OH-, e praticamente passa in soluzione sotto forma di SiO3-2-, e praticamente ci andiamo a mettere, quindi qui ci sono due cariche negative, quindi due dovranno andare a comparire qui, quindi più H2O. Quindi anche la silice è un ossido acido, perché anche se non si scioglie nell'acqua, si scioglie nelle soluzioni alcaline, e si scioglie nelle soluzioni alcaline neutralizzandole. Quindi la silice è un ossido acido, perché praticamente è capace di neutralizzare le soluzioni alcaline. Va bene? Adesso ecco l'acidità e la basicità di questi ossidi qui. Poi si può anche vedere da un altro punto di vista, questo è molto importante nello studio dei materiali, noi studio di materiali non ne facciamo, ma vi dico una cosetta che vi può essere utile nel caso, diciamo, in qualche altra materia approfondiste un pochettino lo studio dei materiali. Se voi ad alta portata, ad alta temperatura, un miscuglio meccanico di un ossido tipo basico, tipo l'ossido di ferro, e un ossido acido tipo la silice, che cosa farebbero ad alta temperatura? Reagirebbero fra di loro dando origine a una reazione acido-base. E che cosa si formerebbe? Ovviamente si formerebbe tra un acido e una base. Qual è il prodotto di reazione? Sale. Se sono degli acidi, diciamo così, tout court, degli acidi HX, delle basi MOH, i prodotti di reazione sono un sale più l'acqua. Qui praticamente sono i corrispondenti ossidi, cioè praticamente acidi che sono stati disidratati, basi che sono state disidratate, sono rimasti solo gli ossidi. Quindi il prodotto di reazione è solamente il sale senza l'acqua. E in effetti, se io faccio reagire ad alta temperatura ossido di ferro e silice, quello che ottengo è il silicato di ferro Fe2SiO4, detto anche faialite. Questa, ad esempio, è una reazione che si verifica nell'alto forno. Non so se voi in qualche corso studierete quello che succede nell'alto forno, forse il professore Iacoviello, che vi fa metallurgia e metallografia, vi parlerà dell'alto forno. Ecco, diciamo che una parte della silice, diciamo così, reagisce, che è presente nella ganga del minerale a base di ferro, reagisce con l'ossido di ferro per dare origine alla faialite F2SiO4, che è solido anch'esso. Poi praticamente questo ferro viene recuperato perché? Perché noi nell'alto forno ci andiamo a mettere, diciamo così, degli altri ossidi, diciamo, più basici dell'ossido di ferro, tipo per esempio l'ossido di calcio, e l'ossido di calcio reagirà con la silice, cioè la silice, potendo scegliere fra due ossidi basici, si sceglie l'ossido che è più basico. E fra l'ossido di calcio e l'ossido di ferro è più basico l'ossido di calcio, per cui saluta l'ossido di ferro che è più debole, che è più una mezza botta, e si prende l'ossido di calcio che è più vigoroso, più allegro,
e saluta quindi l'ossido di ferro e reagisce con l'ossido di calcio dando origine al silicato di calcio che costituisce principalmente la scoria da alto fumo. Vi ho detto poi che esiste una terza categoria di ossidi, gli ossidi anfoteri. Che fanno questi ossidi anfoteri? Sono anfoteri, chiaramente, come dice la parola, non saranno né acidi né basi, o saranno sia acidi che basi. Beh, diciamo, senza andare a dare definizioni che sono sempre, diciamo, complicate, facciamo un esempio per la cosa più semplice. Tipico esempio di ossido anfotero è l'ossido d'alluminio. Un ossido anfotero che caratteristiche ha? È un ossido che è insolubile in acqua, però è solubile sia in soluzioni acquose acide, sia in soluzioni acquose alcaline. Quando si scioglie in soluzioni acquose acide, si comporta da ossido basico, neutralizzando l'acido. Quando si scioglie in soluzioni alcaline, si comporta da acido, andando a neutralizzare la base. Questo praticamente è il comportamento dell'ossido d'alluminio e degli altri ossidi anfoteri. Vi ripeto, l'ossido anfotero non si scioglie in acqua, ma praticamente c'è una curva di solubilità in funzione del pH, fatta così, vedete? Quindi solubilità S in funzione del pH, una cosa che fa così. È bassissima a pH prossimi alla neutralità, quindi centrati su 7. Ed è alta sia a pH bassi alcalini, sia a pH bassi acidi, sia a pH alti alcalini. Va bene? Come passa in soluzione? Se noi andiamo a mettere la L2O3 in soluzione acquosa acida, questo passerà in soluzione sotto forma di ioni Al3+, cioè come se si comportasse da metallo, più H2O. Quindi praticamente qui ne abbiamo due, quindi dobbiamo andare a mettere due qua, quindi dobbiamo andare a mettere qua e questo. Se invece praticamente abbiamo che si comporta da base, allora abbiamo L2O3 solido più H- acquoso, passerà in soluzione sotto forma di AlO2- ione alluminato, è sempre H2O, per cui praticamente qui ne abbiamo due, dobbiamo andare a mettere due qua avanti, qui ne abbiamo due, dobbiamo andare a mettere due qua avanti, qui ne abbiamo due, ci troviamo. Va bene? Adesso, per completare l'argomento, cosa vi posso ancora dire? Vi posso ancora dire che gli ossidi degli elementi a sinistra della tavola periodica sono tutti basici, alcalini e alcalino-terrosi. Gli ossidi degli elementi in alto a destra della tavola periodica sono tutti quanti acidi. Gli ossidi anfoteri sono quelli là che stanno a cavallo di quella linea spezzata, non so se tenete presente la tavola periodica, quella linea spezzata che taglia diagonalmente il settore di destra della tavola periodica. Quelli che sono a cavallo di quella linea spezzata hanno carattere eminentemente anfotero. È chiaro? Ultima cosa. Gli ossidi dei metalli di transizione come sono? Gli ossidi dei metalli di transizione sono prevalentemente basici, ma possono anche essere anfoteri o anche lievemente acidi. Hai detto tu, bravo, cioè hai detto tutto, insomma, io come faccio a regolarmi? Avete comunque una maniera come andarvi a orizzontare. La caratteristica degli elementi di transizione è quella là di poter assumere molti numeri di ossidazione diversi. Ebbene, gli ossidi a numeri di ossidazione bassi sono prevalentemente basici. Gli ossidi a numeri di ossidazione più alti sono prevalentemente anfoteri o acidi. È chiaro? Se per esempio andiamo a prendere il cromo a numero di ossidazione più 2, più 3, più 6, l'ossido di cromo CrO è decisamente basico. CR2O3 è di tipo anfotero. Quando il cromo assume numero d'ossidazione Cr+6, a che cosa dà origine? Dà origine allo ione dicromato, in cui praticamente il cromo si comporta essenzialmente da acido. Quindi praticamente il CrO3 in cui il cromo ha numero d'ossidazione più 6 è decisamente un acido. Va bene? Ultima informazione,
Un ragionamento del genere si può fare anche per i composti dell'idrogeno. I composti dell'idrogeno, quegli elementi che si trovano sulla sinistra della tavola periodica, in cui l'idrogeno ha numero di ossidazione meno 1 e praticamente sono dei composti ionici, sono delle forti basi. Esattamente, benissimo. Perché prendiamo ad esempio l'idruro di litio, LiH. L'idruro di litio solido passa in soluzione sotto forma di Li più acquoso più H- acquoso anch'esso. Ma l'H- reagisce con l'acqua, è una base fortissima. Reagisce con l'acqua dando origine a dell'idrogeno gassoso più OH-. Quindi è una base fortissima. Invece i composti dell'idrogeno con gli elementi che si trovano sulla destra della tavola periodica, sono gli idracidi, HCl, HF, HI, che sono tutti quanti degli acidi proprio secondo Arrhenius, formula di tipo HX. Va bene? Allora, con questo io ho terminato, diciamo così, il capitolo di acidi e basi, però non ho terminato il capitolo degli equilibri in soluzione. Per cui adesso vi parlo di quest'ultimo paragrafo del capitolo equilibri in soluzione, poi facciamo un poco di intervallo e cominciamo con l'elettrochimica. Fatemi cancellare un momento la lavagna, Antonio fa una pausa e cominciamo quest'ultimo paragrafo del capitolo equilibri in soluzione. Ragazzi, stavamo dicendo che se io metto un cucchiaino di idrossido di cloruro di argento in acqua, e andiamo a mettere in agitazione il sistema in modo che siamo sicuri che si disperdano eventuali gradienti di concentrazioni attorno al solido, lasciamo sedimentare. Cosa vediamo? Vediamo un corpo di fondo in equilibrio con la soluzione. È una situazione tipica di equilibrio dinamico, nel senso che i due processi di dissoluzione del cloruro di argento che passa in soluzione e di ridepositazione del cloruro di argento solido avvengono con la stessa velocità, cioè nell'unità di tempo lo stesso numero di moli N di cloruro di argento passa in soluzione e lo stesso numero di moli N di ioni Ag+ interagisce con lo stesso numero di moli N di ioni Cl- per precipitare sotto forma di N moli di cloruro di argento. Va bene? Quindi scriviamo la legge dell'azione di massa. Scriviamo la reazione, scusate, dopo che abbiamo scritto la reazione ci applichiamo la legge dell'azione di massa. La legge dell'azione di massa, però, così scritta in questa maniera qui, applicando brutalmente le regole della scrittura della legge dell'azione di massa, non è scritta correttamente. Perché? Perché praticamente la concentrazione del cloruro di argento è una costante, essendo un solido. Praticamente la concentrazione di un solido da che cosa è data? È data dal numero di moli fratto il volume. Ovviamente variando il volume varia anche il numero di moli, quindi la sua concentrazione è una costante, per cui risulta inglobata all'interno della costante di equilibrio. Per cui la legge dell'azione di massa per un processo di questo genere qui viene scritta in questi termini come Kps uguale concentrazione di Ag+ per concentrazione di Cl-. Adesso questo prodotto è il prodotto ionico del sale Ag più Cl. E praticamente noi abbiamo che, guardate bene, il sale si scioglie in soluzione se il suo prodotto ionico è inferiore alla costante di equilibrio, che si chiama Kps perché è chiamato prodotto di solubilità. Cioè non è importante qual è la concentrazione degli ioni Ag+ o qual è la concentrazione degli ioni Cl-, è importante qual è il loro prodotto. Se il loro prodotto è un numero inferiore al Kp con S, si può sciogliere nell'altro sale. Se invece il loro prodotto è un numero superiore, nell'altro sale andrà a precipitare. Fino a quando? Fino a quando
fino a quando il prodotto della concentrazione degli ioni non diventerà uguale alla costante di equilibrio. Va bene? Diciamo che si può andare sperimentalmente a determinare il valore del prodotto di solubilità di questi sali poco solubili in che maniera? Andando, diciamo così, a aggiungere una certa quantità di solido all'acqua. Quindi una parte passerà in soluzione e una parte resterà come corpo di fondo. Si va a filtrare questo sistema eterogeneo e rimarrà soltanto il corpo di fondo. Il corpo di fondo poi viene accuratamente essiccato e ripesato. La differenza di peso tra la quantità che noi abbiamo messo in soluzione e la quantità che noi ci andiamo a trovare come corpo di fondo è la quantità di cloruro di argento che è passata in soluzione. Se noi chiamiamo S questa quantità che è passata in soluzione, se abbiamo S molilitro di cloruro di argento che sono passati in soluzione, queste daranno origine a S molilitro di ioni Ag+ e S molilitro di ioni Cl-. Per cui il prodotto di solubilità sarà uguale a Kp con S uguale S al quadrato. Va bene? Quindi da questo S ci possiamo andare a ricavare il prodotto di solubilità. Facciamo però anche un altro esempio, perché è abbastanza istruttivo. Prendiamo ad esempio un altro composto ionico molto poco solubile, l'idrossido di magnesio MgOH. L'idrossido di magnesio MgOH passa in soluzione in quantità molto limitata. Ripeto, il prodotto di solubilità del cloruro di argento è su circa 1 per 10 a meno 10. L'idrossido di magnesio mi pare che è 1 per 10 a meno 12, quindi ripeto, numeri molto 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 piccoli. L'idrossido di magnesio passa in soluzione sotto forma di ioni Mg2+, acquoso, e poi dà origine a due ioni ossidrili, anch'esso acquosi. Andiamo a scrivere la legge dell'azione di massa per questo equilibrio qui, e abbiamo che il Kp con S risulta essere uguale alla concentrazione degli ioni Mg2+ moltiplicato la concentrazione degli ioni OH- al quadrato, perché chiaramente devono essere tutte le concentrazioni elevate al rispettivo coefficiente stoichiometrico. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che la solubilità dell'idrossido di magnesio più sensibile alla concentrazione degli ioni OH- piuttosto che alla concentrazione degli ioni Mg+. Se facciamo lo stesso esperimento che abbiamo fatto per il cloruro di argento, lo facciamo per l'idrossido di magnesio, cioè buttiamo una certa quantità di idrossido di magnesio. Una parte si scioglie e una parte resta come corpo di fondo. Separiamo il corpo di fondo, lo essicchiamo e lo pesiamo. E la differenza tra le due pesate è quello che si è sciolto, quindi è la solubilità. Se si sono sciolte S molilitro di MgOH, preso due volte, passeranno in soluzione S molilitro di ioni Mg più 2, ma passeranno anche in soluzione 2S moli di ioni OH-. Per cui andando a sostituire queste grandezze nella legge dell'azione di massa, cosa otteniamo? Otteniamo Kp con S uguale S che moltiplica 2S elevato al quadrato. Quindi il tutto risulta essere uguale a 4S al cubo. Va bene? Un'ultima cosa ci sta ancora da dire per quanto riguarda la solubilità dei composti che sono poco solubili. Noi abbiamo praticamente che, quindi, per decidere qual è la solubilità di un composto ionico in acqua, non è importante qual è la concentrazione dei singoli ioni, è importante qual è il prodotto della concentrazione dei singoli ioni. Questo ci
rende conto di un altro fatto. Se per esempio noi andiamo a prendere un composto tipo l'idrossido di magnesio, in cui praticamente in soluzione è già presente, abbiamo già sciolto una certa quantità di cloruro di magnesio, abbiamo praticamente che gli ioni derivanti dalla dissociazione del cloruro di magnesio vanno a interferire in questo equilibrio qui. Dicevamo l'effetto degli ioni a comune. Se è presente già del magnesio in soluzione, se ne scioglierà di meno. Ma se noi invece abbiamo sciolto, per esempio, idrossido di sodio, la stessa quantità, se ne scioglierà ancora di meno. Perché? Perché guardate qui, questo equilibrio di dissoluzione dell'idrossido di magnesio è sensibile sia alla presenza dell'NG2+, sia alla presenza dell'OH-. Ma è più sensibile alla presenza dell'OH-. Perché? Perché la concentrazione dell'OH- compare al quadrato. Bene, un'ultima cosa. Se io l'idrossido di magnesio lo vado a sciogliere in una soluzione che è acida, la solubilità dell'idrossido di magnesio come sarà? Sarà molto più. Ovviamente gli ioni H- che passano in soluzione reagiscono con gli ioni H+ che stanno in soluzione e scompaiono, quindi risulterà essere molto più elevata, ovviamente. Quindi, quando io per esempio ho un composto tipo idrossido di magnesio, se lo vado a sciogliere in una soluzione che è già alcalina, la solubilità sarà decisamente più bassa. Se lo vado a sciogliere in una soluzione che è acida, la solubilità sarà decisamente più alta. Bene? Diciamo, tutte queste cose tenetele un poco presente, perché quando parleremo del capitolo delle acque naturali, le acque naturali sono dei sistemi molto molto complicati, in cui praticamente abbiamo tutta una serie di equilibri in soluzione che possono essere perturbati da semplici operazioni e si verificano delle particolari reazioni proprio sulla base di tutte quante queste considerazioni che abbiamo fatto fino adesso. Allora, ci sono domande su tutto quanto riguarda gli equilibri in soluzione? E allora do qualche minuto di riposo e poi passiamo un pochino all'elettrochimica.